Buon pomeriggio amici di Eleven Sports, benvenuti all'appuntamento tra Sidea Group Junior Fasano e Raimond Handball Sassari, valido per la 13ª ed ultima giornata del girone d'andata di questa Serie A Gold. Si affrontano due squadre alla ricerca di punti preziosissimi per entrare nella griglia dei playoff scudetto. Le prime quattro solo potranno contendersi il tricolore e questa è sfida sicuramente di cartello, con l'obiettivo prefissato da ambedue le squadre a inizio stagione di arrivare lì in alto. Il Sassari lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia, il Fasano si è fermato a un passo dallo scudetto e quindi le motivazioni sono altissime per entrambe le squadre, che in questo momento stanno per riallinearsi qui nella palestra Zizi di Fasano. Inizia il Sassari, che si schiera con Marco Spanu e Valerio Sampaolo, i due portieri, poi Enrico Aldini, Giovanni Nardena, Alberto Mura, Rodolfo De Oliveira, Umberto Bronzo, Andrea De Logu, Damir Alilkovic, Matteo Bomboi, Josip Gerbavac, il nuovo arrivato Atem Aumuda, Bruno Bertic, ex dell'incontro, così come Umberto Bronzo, e capitano Leonardo Facundo Querin. Questi ragazzi in maglia blu con inserti rossi a disposizione del coach Luigi Passino. Vediamo anche in sovrimpressione la schermata con i ragazzi del Sassari. Invece la Junior che scende in campo con il Tristi portieri, composto da Simone Sibiglio, Alessandro Leban e Daniele Vinci, poi Gianluca Grassi, Filippo Angiolini, Carlo Sperti, Davide Pugliese, Davide Notarangelo, Leonardo Boggia, Pablo Cantore, Gelco Bearevic, Dario Petroschi, Eric Osling, Raffaello Corcione, Albin Jörstam e capitan Flavio Messina a completare il roster a disposizione di coach Vito Fovio. Dirigeranno l'incontro invece i signori Alex Passeri e Stefano Rinaldi, che sono qui nella palestra Zizi insieme al commissario nazionale Leandro Pietraforte. Dunque tanti gli elementi interessanti a corredo di questo match. Uno è il punto che differenzia le due squadre in classifica, uno in più per la Junior Fasano, che ha superato i sardi proprio sabato scorso, quando la Junior vinse a Chieti in casa del Campus Italia, mentre il Sassari è stato fermato a sua volta a domicilio dalla capolista Bressanone. Comunque un punto è nulla, la differenza tra le due squadre è quindi pressoché nulla. In Coppa Bressanone è fatale anche per il Sassari nel primo turno, complice anche la defezione di Spanu e contemporanea espulsione di Sampaolo, che ha facilitato le cose per il Bressanone. Junior che invece è approdata al terzo turno dopo aver sconfitto l'Apoel Ashdod e andrà proprio nel prossimo weekend, venerdì e sabato, ad affrontare in casa la compagine olandese del Cambit Lions. Ma questa è un'altra storia, perché oggi da raccontare c'è la 13ª giornata di Serie A Gold, che vedrà in campo appunto Junior Fasano e Sassari. 14 punti per il Sassari, così come il Bressano 15 per la Junior. Sugli altri campi Siracusa con Versano, Bolzano Fondi, Carpi Campus Italia, Cassano Magnago Riposa, avrebbe dovuto giocare contro il Secchia Rubiera, escluso dal campionato, poi Bressano Romagna e Bressanone Merano. Praticamente tutto pronto qui. Con i saluti di rito scelgono il pallone le due squadre. Venendo Bearevic in campo, si può denotare già che ad attaccare per prima sarà la compagine rosso-blu del Sassari, che infatti riceve in questo momento palla con Burzic, detto uno degli ex dell'incontro, così come Umberto Bronzo. Dall'altra parte c'è Leban, unico ex Junior, che quindi inizierà in attacco. È uscito Bearevic, quindi è la Junior che inizia in attacco, quindi con Leban, Sperti, Notarangelo, rientrato quest'oggi dopo un paio di partite di assenza per infortunio, poi Osling, Jöstam, Angiolini e Cantore. Risponde il Sassari con Burzic, Bronzo, Querin, Alilkovic, Amud,
Nardin e tre pali. Il veterano San Paolo, una delle leggende della pallamano italiana, ancora in attività. Seguiamo subito quindi questo primo attacco della Junior, che manovra con Jorestam Osling, c'è la linea dei pivot, Notarangelo, Angiolina, Frattacherin, tira in doppio appoggio ed è subito vantaggio Junior, con San Paolo sorpreso da questa conclusione veloce. Dall'altra parte Berdic invece telefonata per Lehmann, che può bloccare il pallone. Questo attacco a cambio di difesa con Gerbevac dalle fila del Sassari, che entra in attacco. Meno Tarangelo viene fermato da Querin. E 9 metri a favore della Junior, che può manovrare con Jörstam Angiolini. Jörstam Osling, Notarangelo, Angiolini scarica, Notarangelo che finge il passaggio a Sperti, poi riparte da Angiolini. Buona la difesa questa volta del Sassari, poi palla che riesce a Cantore dopo un servizio di Jörstam, manovra lunga, infatti si alza il braccio del passivo, Jörstam palleggia e poi c'è un fischio arbitrale per un trattenuta vistosa a giudizio dell'arbitro di bronzo su Osling. Quindi 9 metri per la Junior, che deve però andare al tiro. Vediamo Angiolini, scarica Notarangelo che prova a scavalcare il numero 23 Gerbevac, che è rimasto in campo dopo la situazione precedente. Due passaggi in posizione della Junior, che quindi deve andare al tiro adesso immediatamente. Jörstam Angiolini entra benissimo, c'è la rete sotto le gambe di San Paolo. Ottima l'azione questa volta della Junior, poi tutto da rifare perché qualcuno era avanti alla linea. Applausi scroscianti dalla panchina della Junior, nonché della palestra Zizzi, che va via via riempiendosi in questo orario diverso, a differenza appunto delle solite 19 che sono il simbolo delle partite casalinghe della Junior da ormai un'eternità. Vediamo ora il Sassari attaccare con Berzic, Querin, Gervaz. Gervaz ancora lui, Berzic. Scarica Gerblatz, poi Querin, murato ottimamente da Beharevic, riparte velocemente con Angiolini. Angiolini che poi subisce il fallo da Gerblatz, che viene ammonito e lascia posto a Ama Amouda, il nuovo arrivato tunisino. Ha rischiato anche l'esclusione temporanea l'atleta della formazione sarda. Junior che quindi riparte a ritmi più bassi dopo che è stata vanificata la ripartenza veloce. Quindi Notarangelo, Jörstam, Notarangelo scarica benissimo per Angiolini, che trova questa volta la risposta di Valerio San Paolo. Ora la ripartenza rapida è del Sassari, che va al tiro con Amouda, che realizza la sua prima rete nella Serie A Gold, anticipando anche la parata di Lehmann. Notarangelo commette doppia, frazione di passi, e ora è Nardin che riceve direttamente dalle mani di Amouda e c'è il pareggio del Sassari, 1-2 rapidissimo, con la Junior che voleva il fallo dell'azione precedente non segnalato però dal direttore di gara, dai direttori di gara. Angiolini, Osling, Notarangelo, Jörstam, la rete di Jörstam annullata inspiegabilmente perché sì, c'era un contatto reciproco tra Alilkovic e Osling, però potevano aspettare nel fermare l'azione. Questo a giudizio di Albin Jörstam, che era andato al tiro. Ripreso comunque il gioco con la palla sempre nelle mani della Sidea Group Junior Fasano. Notarangelo, Jörstam che prova a lasciarla a Osling, impreciso il servizio per il pivot, il Sassari può attaccare dopo aver recuperato il primo break iniziale biancazzurro con Amouda, che però commette forse anche infrazione di passi e poi spara
fuori dallo specchio della porta. Matarangelo, Angiolini lascia dietro la schiena per Cantore, e ancora una volta una fischiata precoce da parte degli arbitri, che però forse hanno segnalato l'infrazione di passi, per questo hanno comunque fischiato il fallo precedente all'infrazione commessa dalla difesa del Sassari. Grandissimo il passaggio di Jostan per Hosting, che centra la traversa e può attaccare ora il Sassari con Berdic, Amudà per Nardin all'angolo chiuso da Carletto Sperti. Riparte dai 9 metri questa volta la formazione ospite. Berdic, Querin, Bronzo, Querin, Berdic, Gerblaz, Berdic. Nardin esce dalla sua postazione, si va a inserire come doppio pivot, poi si addormette un po' il duo Hosting Notarangelo, va facilmente al tiro Gerblaz e Lehmann non può nulla. 2-3 il punteggio quindi con il Sassari, che è per la prima volta in vantaggio. Dall'altra parte sul Notarangelo la grande parata di San Paolo, poi Amudà commette questa volta vistosamente passi. È veramente questa volta è vistosissima l'infrazione dell'atleta tunisino. Viene fermato anche il cronometro, perché ovviamente le proteste della panchina biancazzurra saranno redarguite, non redarguite. Vediamo, il gioco è fermo, attendiamo eventuali provvedimenti. La gara, come detto, alla vigilia ha sicuramente una posta in palio molto alta, quindi è comprensibile un certo nervosismo. Sia da parte delle due squadre, soprattutto la Junior che è stata vistosamente penalizzata nella precedente situazione, sia da parte del pubblico che sta rumoreggiando. Però ora può ripartire il gioco con Jostam, Angiolini, Jostam, Notarangelo, Jostam. Break di 4 reti del Sassari a capovolgere l'iniziale 1-2 di Filippo Angiolini. Ora Notarangelo, Angiolini. Notarangelo difende bene veramente il Sassari in questa fase, al di là di quanto detto in precedenza. E ora subisce fallo Angiolini. Jostam palleggia davanti alla difesa, poi schiaccia per Cantore che sblocca l'impasse della Junior, ed è 4-3 ora il punteggio, con Cantore che si è inserito bene come secondo pivot ad aprire le maglie della difesa ospite. Ospiti che ora attaccano con Berdic, che scambia ripetutamente con Querin, chiama lo schema che prevede analogamente l'uscita di Nardin dalla sua posizione di ala sinistra, poi Alirković in qualche maniera riesce a tirare, trovando però la parata sul pallonetto di Lehmann, poi Notarangelo fa tutto benissimo e c'è il pareggio della Junior Fasano con Davide Notarangelo. Siamo già sul fronte opposto con Amudà fermato da Notarangelo, Amudà che poi lascia il posto in attacco a Gervaz, e questo è il cambio speculare a quello della Junior tra Bearevic e Jostam. Però in quel caso è tra centro difensivo e centrale, nel Sassari invece è un terzino destro a entrare in campo, proprio Gervaz che riceve palla in questo istante. Alirković cerca la posizione, Gervaz che ferma, deve ripartire
si alza anche il braccio del passivo. Bertic non riesce a trovare un varco, c'è il fallo commesso da Pippangiolini ai danni di Berzic. E il Sassari che non ha un tempo illimitato per andare a tirare, in quanto appunto c'è il braccio alzato per il passivo, ma adesso il cronometro è anche fermo per asciugare il parquet della palestra Zizzi. Ricomincia la sfida. Berzic, gol di Berzic, che riesce a battere sul primo palo Leban proprio all'ultimo respiro del passivo. 5-4 Sassari, che ora difende dall'attacco della Junior, che manovra con Notarangelo e Jörstam, poi palla a Pippo Angiolini, Cantore, Jörstam, Notarangelo, Jörstam, Angiolini, Jörstam, passaggio per Cantore, c'è il fallo di Amuda su Cantore, che comunque aveva schiacciato la linea dell'area, quindi non sarebbe stata assolutamente valida la conclusione dell'atleta argentino. Junior che ora attacca con Angiolini, palla Notarangelo, Jörstam, Notarangelo, bellissima la finta su Alilković, che rimane fermo sul posto ed è pareggio. Nuovamente fermo il cronometro perché il pallone è bagnato, tutto pronto per ripartire, cosa che accade in questo momento. Quindi Hrvats, Berzic, Querin, Berzic, Hrvats, Berzic, Hrvats, Berzic, Querin, che perde un attimo per il tiro, poi viene fermato da Bearevic. 9 metri, Berzic, Hrvats, palla da Lirković, bravissimo Notarangelo a non farlo fermare, a non farlo girare, a fermarlo. Hrvats, ancora attacco lungo da parte del Sassari, si alza il braccio del passivo, subisce anche fallo da Bearevic. Hrvats, e ancora c'è da interrompere, si prevede una sfida lunghissima da questo punto di vista, con tante interruzioni, perché quando a Fasano c'è lo scirocco l'umidità è sempre dietro l'angolo, e già nei primi 11 minuti e 20 secondi siamo alla quarta interruzione. Non prendiamo appuntamenti dunque per questa serata. Alilković fa ripartire il gioco. Querin, Amuda, Querin si ferma, poi riesce a piegare le mani di Leban in seconda battuta, poi l'altra parte Esperti, lascia al Cantore, Angiolini, rete di Angiolini che sfrutta lo spazio aperto da Cantore Esperti, e il Sassari ancora una volta è troppo precoce nella ripartenza. Quindi sì, un atleta può stare oltre la linea, sempre nell'ambito del nuovo cerchio di centrocampo instilato dal regolamento emanato in estate, ma non gli altri atleti che devono rimanere dietro la linea del centrocampo. Quindi Sassari che ora manovra con Amuda e Berzic sul lato sinistro dell'attacco, poi ci si sposta a destra con Querin, poi tutto di nuovo a sinistra, Amuda, Berzic, Querin, Amuda, prova il servizio al pivot, e ancora una volta c'è una fischiata incomprensibile. Era stato un errore di Amuda, Notarangelo aveva intercettato il passaggio. Berzic, Amuda, Berzic, Querin, la deviazione del muro di Bearevic, rimessa per il Sassari,
chiede il passivo alla panchina della Junior, però ancora Muda che riesce ad andare al tiro. Leban si vede ancora, vede ancora una volta le sue mani piegarsi su una conclusione avversaria ed è 7-6 Sassari. Angiolini, Jörstam, palla a Carletto Sperti, bravissimo San Paolo, e la parata che però si spegne sul fronte laterale, quindi ancora possesso palla Junior. Angiolini, Jörstam, Notarangelo, Sperti, Notarangelo, Jörstam, rete di Jörstam. Dobbiamo annotare in precedenza la munizione alla panchina biancazzurra, Vito Fovio per la precisione, quindi d'ora in avanti tutte le proteste della panchina fasanese saranno punite con un'esclusione temporanea, una sospensione di 2 minuti. Attacca il Sassari con Aldini che è entrato al posto di Alirkovic sulla linea dei 6 metri. Amuda fa ogni volta, sembra fare un passo in più, questa volta però non era corretta la fischietta arbitrale, cioè la non fischietta arbitrale, peccato che per l'atleta tunisino che la palla sia finita fuori. Sul fronte opposto invece Ostring si sblocca dopo il passaggio di Jörstam ed è 8-7 Junior che torna dunque in vantaggio dopo azione di gara. Ruba ancora un'altra palla la difesa della Junior, Angiolini in contropiede ed è clamorosa, stupenda la parata di San Paolo che si prende anche gli applausi del pubblico fasanese, veramente una grandissima parata. Dall'altra parte Amuda concretizza il gesto tecnico veramente sublime di San Paolo sul contropiede di Angiolini, è 8 pari nuovamente il punteggio con il parquet da asciugare questa volta nell'area del Sassari. Applausi di incoraggiamento anche per Pippo Angiolini che è stato il protagonista sul fronte opposto dell'intervento eccezionale di San Paolo, una parata veramente stupenda. Notarangelo, Jörstam, Angiolini, Jörstam, Notarangelo, Jörstam, Notarangelo, Jörstam, Sperti, Angiolini, Notarangelo, Jörstam, palla a Ostring, è bravo, veramente bravo questa volta in difesa proprio Enrico Aldini a commettere, a fermare, a impedire a Ostring di girarsi pericolosamente. Poi Ostring è comunque andato al tiro senza sortire nessun effetto. Aldini che viene rimbrottato anche dall'arbitro, forse una promessa di una sanzione nella prossima circostanza, in realtà ce l'ha sembrata buona la difesa del giovane pivot sardo proveniente da Trieste. Cronometro sempre fermo, a 15 minuti e 28 secondi. Ricordiamo questa situazione di umidità che è costata cara a Rubiera che a Siracusa ha rinunciato al campionato di fatto, proprio lamentandosi delle vistosissime condizioni di impraticabilità del campo, non supportate però da commissari e arbitri che reputavano diversamente giocabile la sfida. Petra Jörstam riporta in vantaggio la Junior alla ripresa del gioco. Conclude il discorso, poi Rubiera uscendo dal campo ha violato ogni regolamento federale e dal regolamento è stato escluso dalla serie a gol. Amuda, Querin, Gervaz, Amuda, Querin, Aldini, Querin, Gervaz, Amuda, Gervaz,
fermato da Notarangelo. Aldini, Amudà, Piervaz chiama lo schema, quindi Amudà ora in posizione di centrale con Berdic in panca. Piervaz, Querin blocca con una mano, però la conclusione non è delle migliori, è leggibile per Leban che la blocca, può servire Angiolini che serve Jelestam dall'altra parte di prima per Carletto Sperti. Poi San Paolo come sempre eccezionale, ma avevamo visto un assist di Jelestam da stropicciarsi gli occhi di prima al volo senza dare neanche un frangente agli avversari per ragionare. Veramente è un bel giocatore Jelestam, soprattutto quando è ispirato. Angiolini Jelestam, poi il possesso palla è rimasto alla Junior con la palla che si era spenta lateralmente fuori. Jelestam che non si intende ora con Osling, può ripartire ora San Paolo per Aldini che impatta il punteggio per i suoi, 9 pari al 18esimo. Mentre Giolini lascerà il posto a Petroschi, anche perché era un po' nervoso, stava protestando per una vissuta trattenuta a suo dire. Ovviamente la palla a mano sono situazioni comunissime, ed è nuovo arrivato Petroschi, quindi entra in campo mentre Jelestam sui tre passi con l'arco davanti alla linea dei 9 metri si prende lo spazio, il tempo, e fulmina San Paolo incrociando la conclusione. L'altra parte Amudà, Querin, Gervaz, Amudà, Gervaz, Aldini, ancora una volta non guarda i passi, aveva fatto ben più di 4 passi Aldini. Gervaz, il muro di Bearic, ma c'è anche il fallo commesso su Gervaz. Amudà cerca di creare spazio per Aldini, per Amudà, poi clamorosa l'errore marchiano del duo Leban Notarangelo, perché aveva perso palla il Sassari con Aldini che aveva commesso un blocco irregolare ai danni della difesa biancazzurra. Poi Leban ribattendo ha favorito l'intervento di Amudà, che ha scartato il cioccolatino insaccando a porta vuota. La parte opposta del gioco, Petroschi, Notarangelo si avvita attorno ad Aldini che andrà anche fuori per 2 minuti per la trattenuta. Vediamo adesso il cronometro da un'altra parte, c'è un giallo anche per la panchina del Sassari, e qualche protesta anche dall'altra parte, sì, probabilmente sul tiro di Notarangelo, forse aveva commesso anche lui infrazione di passi avvitandosi sotto fallo e quindi sarebbe andato fermato prima il gioco a giudizio della panchina ospite. Quindi un giallo a testa per le due panchine. Dicevamo prima, una gara che ha una posta in palio elevatissima, Sassari che attacca pieno organico ma senza il portiere per via dell'esclusione combinata da Aldini con Alilkovic che è ritornato in posizione di pivot. Vediamo anche Malandrin ora in campo per al posto di Querin, in campo per il Sassari, poi Berzic, anzi non al posto di Querin, Querin è attualmente in campo, Querin che poi tira da casa sua e poi
sulla respinta del palo Alilković prende la sfera e c'è il pareggio. Anche qui una difesa inspiegabilmente passiva da parte della Junior, che sulla seconda battuta ha lasciato campo alla Alilković, che da angolo zero con la virgola ha siglato il nuovo pari del Sassari. Dall'altra parte Jörstam piega le mani di San Paolo dopo una finta ed è nuovamente più uno Junior. Si gioca sul filo dei sorpassi e dei controsorpassi. Inizio 2-0 Junior, poi 4-2 Sassari e poi sempre a contatto strettissimo le due squadre. Chiede il passivo la Junior per la lenta ripartenza del Sassari, che giustamente con la porta libera guadagna qualche secondo. Malandrin, Oliveira, De Oliveira, Kerin, ora veloce il Sassari, palla all'angolo per proprio Malandrin, che sfrutta l'ottimo movimento al centro ad aprire i lati estremi della difesa biancazzurra e poi inserisce lo spazio. D'altra parte Notarangelo, che sfrutta la superiorità numerica della Junior inserendosi al centro per il 13-12 Junior. Ancora lentamente la ripartenza, lentamente riparte il Sassari con qualche rumorio di fondo di fede fasanese. Amuda e Gervaz parlottano, apre le braccia sconsolato Fovio a segnalare ancora una volta questo lasciar correre da parte degli arbitri. Poi Leban non riesce a intercettare il tiro di Amuda, 13 pari e Leban non in grande spolvero in questa fase del match, lascia posto a Simone Sibiglio. Quando siamo al 23esimo minuto stiamo per entrarci, 13 pari dunque, ed è il time out chiamato da Vito Foglio. Breve break per noi. Abbiamo visto nel time out Vito Fovio richiamare alla maggiore attenzione difensiva i suoi ragazzi, che effettivamente hanno preso delle reti evitabili soprattutto in seconda battuta. Ostegirstam, Petroschi, Notarangelo, tra Petroschi, Jöstam, Petroschi, Notarangelo, Petroschi che affronta Kerin, che lo ferma fallosamente. Petroschi, Notarangelo riceve da Jöstam, che prova a schiacciare per cantiere, poi Notarangelo raccoglie la palla, slalom gigante e ancora una grande rete da parte di Davide Notarangelo, con la Junior che a livello offensivo veramente sta trovando tante soluzioni, non stando altrettanto bene in difesa. Gervaz riceve da Kerin, Amuda, Gervaz, palla ad Alilković, rete
di Halilković. Petroschi dall'altra parte, Notarangelo, via lo stampo. Notarangelo, Petroschi, via lo stampo. Notarangelo, via lo stampo. Notarangelo, Petroschi, Notarangelo non trova lo spec la porta questa volta e può ripartire il Sassari con Amudà che poi inchioda e riparte da Gervaz. Ritorna anche Aldini in campo. Ora quindi attacca con Malandrin, Querin, Gervaz, Amudà, Nardin e Aldini, il Sassari con San Paolo tra i pali. E poi Querin porta avanti i suoi dopo che in più circostanze è stata Junior a compiere il primo passo in avanti per essere prontamente raggiunto dagli ospiti. Bellissimo il servizio di Petroschi da dietro la schiena per Cantore che coglie un sfortunato palo in
We'll be right back.
tutto pronto quasi per il secondo tempo della sfida tra Siria Group Junior Fasano e Raimond Handball Sassari, primo tempo che si è concluso con il vantaggio di misura del Sassari 16-15, che con un 7 metri di bronzo a 12 secondi dalla sirena del primo tempo ha portato in vantaggio i suoi. Poi inutile il tentativo di Oesling, che aveva sì segnato ma con il pallone che era entrato dopo la sirena. Decisione corretta da parte dei signori Rinaldi e Passeri, che invece in precedenza più di qualche dubbio avevano creato nel pubblico e negli addetti ai lavori per alcune fischiate non pertinenti. Però ci sta, si sbaglia in campo, si sbaglia da parte dei giocatori, anche comprensibile che sbaglino gli arbitri, assolutamente. Riprende comunque il Sassari con Berzic. Sassari in superiorità numerica per l'esclusione di Flavio Messina, poi un fischio a metà con Berzic che è fermato proprio al limite dell'area dei 6 metri, poteva essere 7 metri per il Sassari, poteva non essere nulla, via di mezzo un 9 metri per la formazione ospite. Poi Malandrin, virgola, molto bella, e c'è doppio vantaggio del Sassari. Il mancino arrivato quest'estate che firma il più 2 ospite Junior, che ora attacca a pieno organico con la porta vuota di Elstam. Qualche piccola difficoltà nel bloccare la sfera nel primo attacco biancazzurro della ripresa. Notarangelo prova a inserirsi, fermato da Alilkovic. Riparte dai 9 metri la Junior di Elstam. Angiolini, Notarangelo, Angiolini, Jörstam, rete di Jörstam, 16-17. Malandrin dall'altra parte, terzino destro, un bronzo, palla a Nardin che si prende lo spazio e velocemente il Sassari non perde tempo a insaccare il 18-16. Notarangio dall'altra parte, Pugliese entrata al posto di Sperti, questo inizio di ripresa. Pugliese che va a realizzare in maniera speculare a quanto fatto da Nardin, ricevendo palla da Notarangelo e incrociando sul palo opposto. 18-17, ora il parziale. Finita anche l'esclusione temporanea e Daniela Junior, che quindi è a pieno organico. Malandrin, rete di Malandrin, protagonista di un ottimo avvio di ripresa nonché di una brillante fase finale del primo tempo. Notarangelo dall'altra parte, fermato da Gervaz. Pugliese poi non riesce a bloccare la sfera, ma c'era stato un fallo su Notarangelo. Riparte ora il cronometro. Angiolini, Jörstam, Angiolini, Notarangelo, Angiolini, Jörstam, Notarangelo, Pugliese, virgola, molto bravo San Paolo, ma c'è stato il cedo del fallo di Gervaz, 7 metri a favore della Junior Fasano. Questa volta, per onestà intellettuale che ci contraddistingue, dobbiamo dire che non ci sembrava l'intervento tale da sanzionare con un 7 metri a favore della Junior, in quanto è andato comunque tranquillamente al tiro Davide Pugliese, sbagliando la virgola, meglio con San Paolo che ha messo il passo in avanti a chiudere il corso di conclusione.
però 7 metri, non si torna indietro ed è Pippo Angiolini che sotto le gambe di Spanu riporta sotto di uno i suoi compagni di squadra. Malandrin, Berzic, Malandrin, Nardin, Malandrin, Malandrin, ancora Berbat, difende in area pugliese, l'abbiamo visto anche noi da qui, ed è 7 metri, sacrosanto anche questo, al favore del Sassari questa volta. Molto bella la maglietta del Sassari con la Sardegna stilizzata alle spalle del numero, mentre il gioco è fermo perché c'è da asciugare il parquet. Bronzo andrà a sfidare Leban dai 7 metri alla ricerca del nuovo più 2 per la Raimond in questo inizio di ripresa. Siamo al quarto minuto della ripresa per la precisione. Va Bronzo sulla testa di Leban, 20-18 il punteggio. Junior che attacca ora con Angiolini, Piersam che prova un servizio per Ostring, a terra sul doppio intervento di Alilkovic e Querin, soprattutto Alilkovic che dalle spalle ha spinto chiedendo anche subito scusa. Querin davanti non ha visto questo intervento difensivo del suo compagno di squadra e protestava per la fischiata. Sta per ripartire il gioco con Osling, Jerstam, Angiolini, Notarangelo, Angiolini, Jerstam, Angiolini, bravissimo Gervaz con Bronzo a fermare Pippo Angiolini. Buona ancora la difesa della formazione ospite. Angiolini poi prova a servire Notarangelo, interviene la difesa ospite e poi Leban è strepitoso nel chiudere la porta di Abronzo che scivolando ha urtato anche la testa sul muro alle spalle della difesa, della porta difesa da Leman. Per fortuna ha avuto tempo di rallentare il suo incedere, altrimenti sarebbe stato sicuramente più grave l'impatto per Bronzo, che comunque si è prontamente rialzato. Questo tocco al muro con la nuca, palla che è uscita dopo la parata di Leban all'altezza della linea laterale, quindi possesso palla ancora per il Sassari che può andare per il primo più 3 della propria gara. Gervaz la tocca col piede Leban, non c'è il più 3 ma può esserci il più 1 con l'attacco della Junior dall'altra parte, con Cantore che concretizza il passaggio da dietro la schiena di Alvin Justam ed è 20-19 per Sassari. Quando è andato via la prima parte, i primi 6 minuti della ripresa, Malandrin Alilkovic, Berzic, Gervaz, Malandrin, Berzic dietro la schiena per Nardin, d'angolo complicato. Leban è molto bravo a chiudere ogni spazio, poi Notarangelo, rete di Notarangelo, è pari Junior nel boato della palestra Zitti, 20 pari, quindi dopo 7 minuti, quasi 7 minuti, ma il Sassari nuovamente ad attaccare. Malandrin ancora una volta molto bravo a incrociare
in mezzo alle braccia della difesa di Oestrig Beharević. Ed è nuovamente più uno Sassari. Angiolini è tutto da solo, fermato anche in maniera eccessivamente veemente da Gervaz, poi si è scontrato anche con Notarangelo nella circostanza. Angiolini, ma non cambia nulla, diciamo, perché il posto palla resta nelle mani della Junior. Partito il gioco con la Junior che attacca con Notarangelo. Angiolini che rischia di farsi anche male inchiodando e scivolando con la panchina del Sassari, che chiedeva anche l'infrazione di passi. Poi palla a Cantore, angolo complicatissimo, ma è bravissimo l'argentino Pablo Gasto Cantore, con un po' di effetto, a recuperare qualche centimetro e a siglare il 21 pari. Con San Paolo che ha qualcosa da recriminare con se stesso e anche forse con qualche compagno di squadra. Attacca il Sassari. Gervazio, Malandrin difende la Junior, riesce a recuperare palla poi ad Oestrig, rete di Oestrig e la Junior torna avanti nel punteggio all'ottavo minuto e trentesimo secondo del secondo tempo. Berzic, Malandrin, Berzic, Malandrin, Berzic, Malandrin, rete di Malandrin, che veramente sta facendo carne da macello in questo secondo tempo nelle maglie difensive del Fasano. Che ora deve rallentare la ripartenza. Yestam, Angiolini, Yestam, Notarangelo, Yestam. Palla per Oestrig, difesa in aria di Nardin, e infatti arriva il 7 metri. E anche due minuti per Gervaz, più per le proteste che per altro, vediamo. Ma era vistosissima difesa in aria di Nardin, aveva entrambi i piedi all'interno dell'area pitturata in blu, quindi questa volta nulla da eccepire. E sarà San Paolo contro Angiolini, questa volta non è Spanu a entrare in campo, e alla ripartenza sarà anche superiorità numerica Junior. Junior che quindi cerca il vantaggio. Bronzo tanto chiede del ghiaccio per l'impatto contro il muro con la nuca, lo ottiene dalla panchina sarda, mentre potete vedere dagli schermi di Leve Sports che il cronometro è fermo perché c'è il solito problema di asciugatura del parquet. Intanto andiamo a vedere sugli altri campi cosa accade. Il Comersano è avanti a 3 minuti dalla conclusione per 22-17 contro il Siracusa. Bolzano e Fondi sono sul 21-19 all'inizio del secondo tempo, mentre è appena iniziata da Carpi e Campus Italia. Angiolini contro San Paolo, rete di Pippo Angiolini, con San Paolo che aveva intuito ma non è riuscito a cambiare la direzione del tiro del terzino biancazzurro. Berzic, Amudà, Nardin, quindi porta libera ora per il Sassari in inferiorità numerica. Berzic,
Amuda, Malandrin, Berzic, bravo Nardin a usare come perno la difesa biancazzurra. Nota arancio, una circostanza che non poteva ovviamente andare troppo duramente, rischiando a volta la sanzione, e girandosi ha siglato il 23 pari. Jostam fermato da Amuda. Notarangelo, eccezionale ancora una volta l'intervento di Ciampalo dopo l'ottimo inserimento di Notarangelo, che con cambio di direzione si era guadagnato un buon angolo di tiro, ma ha letto molto bene San Paolo. La conclusione alta indirizzata verso l'incrocio di Notarangelo, e quindi si riparte con il Sassari sinistra numerica, ma in attacco alla ricerca del più uno. Berzic, Nardin, Berzic, Amuda, Malandrin, ancora Malandrin, Leban questa volta riesce a intuire la direzione del tiro e a neutralizzare la stessa. Angiolini, Notarangelo, ancora bravissimo Notarangelo, che questa volta è efficace con San Paolo, in verità, che aveva toccato col piede. Non riuscendo però a neutralizzare il tiro di Notarangelo, che avrebbe potuto anche cercare il passaggio all'ala per andare anche a una conclusione più favorevole, però quando parte come una furia dritto per dritto, lo conosciamo benissimo, l'atleta putignanese, è difficile che possa fermare l'incedere della sua corsa. ...24-23... col cronometro fermo a 11 minuti e 30 secondi. Il Sassari che ora è con 7 uomini in campo sotto di una rete alla ricerca del pari quando ripartirà il cronometro, cosa che accade in questo momento. Un attimo, ultimo sguardo tra due arbitri e via, si riparte. Berzic, Malandrin, Amuda, Berzic, Amuda, Leban non riesce a fermare la conclusione pur toccandola. E ora manuale la Junior con Angiolini, Notarangelo, fermato fallosamente da Amuda. Amuda che però voleva il fallo in attacco, lo sfondo di Notarangelo. Si riparte comunque col possesso palla Junior. Fiorestam, Angiolini, Notarangelo, Angiolini, Östling, Notarangelo, Fiorestam, Notarangelo, Fiorestam, palla per Östling, la tocca col piede e possesso palla a favore del Sassari. Anche qui puntuale, corretta la segnalazione arbitrale. Amuda che ha spazio ma non feedback corretto con il pallone, palla che finisce fuori, poi Angiolini fa tutto da solo ed è nuovo vantaggio Junior. Bravissimo Pippo Angiolini. Amuda ha anche rischiato qualcosina cercando di strappare la palla dalle mani di Angiolini in netto ritardo. Lo avesse toccato, i due minuti sarebbero stati sicuramente alzati sulla sua testa. Malandrin, bronzo, Berzic, Amuda. Amuda appena arrivato, sicuramente ancora non in perfette condizioni fisiche, deve pure entrare negli schemi di coach Passini. Bronzo, Amuda, Malandrin, Berzic, entra molto bene ma molto bravo anche Leban a sporcargli la conclusione, ma è ancora il Sassari in attacco con rimessa laterale. Malandrin si alza il braccio del passivo. Malandrin
Bello il tentativo per Aldini che non riesce a bloccare la sfera, quindi la Junior può ripartire con Angiolini che aveva subito fallo da Lilco, da Amudà, che poi ha rubato palla, poi Leban lo stoppa con un intervento veramente molto molto bello, ma qui era clamoroso il fallo non visto da quello commesso su Angiolini da parte di Amudà, e c'è il time out chiamato dalla squadra, dalla panchina, da Vito Fovio, proprio anche per calmare gli animi con Angiolini che stava protestando, però ci ha pensato Leban a rimediare con una grande parata su Amudà. Breve break per noi in questo time out. È terminato il time out chiamato da coach Fovio, ma non è terminata la fase di asciugatura del parquet della palestra Zizzi. Riparte però adesso la gara con Jörstam Angiolini, Notarangelo Angiolini, Jörstam Angiolini, Notarangelo, difesa in aria è 7 metri, anche se Notarangelo non era andato alla conclusione, non stava andando, e sarà Angiolini contro San Paolo. Onestamente non abbiamo ben compreso questa fischiata. Ci stava ai 9 metri, però ho visto un fallo su Cantore che stava tagliando per andare a, forse diceva, lo scarico di Notarangelo. Questa è l'interpretazione che abbiamo avuto, mentre Angiolini porta sul più 2 la Junior Fasano, 26-24, quando manca esattamente un quarto di gara, metà di questo secondo tempo. Berzic, Malandrin, Amudà, saltonato da Ostrich, che finisce a terra Cantore, però la palla va dall'altra parte. Berzic, palla per Bronzo, bravo Bronzo sulla testa di Leban a firmare la 25esima rete della Raimond qui nella palestra di Zizzi di Fasano. Pugliese, Angiolini, Jörstam Angiolini, autore della 26esima invece marcatura fasanese. Jörstam Angiolini fermato da Querin, che si scusa per il duro colpo combinato a Pippo Angiolini. Jörstam Angiolini, Notarangelo Angiolini, si alza anche il braccio del passivo Angiolini, che poi subisce fallo mentre Notarangelo sta entrando dopo aver anche forte commesso passi Angiolini, per questo c'è stato il fischio arbitrale. Jörstam, anzi sicuramente è così, Angiolini bravo sottomano, col sottomano, ma è bravissimo anche San Paolo a mettere il piede sinistro e a chiudere lo specchio salvando i suoi dal nuovo più 2 biancazzurro. Ora può attaccare dunque per il pari la Raimond Handball Sassari. Berzic, Amudà, Malandrin fermato da Cantore e Angiolini, Nardini, Amudà,
Berzic, Malandrin, Berzic, Beharevic lo ferma, si alza il braccio del passivo. Amudà si alza, tira, bellissima la rete di Amudà questa volta con la difesa della Junior, però poco reattiva, anche perché dal posizionamento dell'attacco del Sassari era auspicabile la conclusione, o meglio era pronosticabile la conclusione in questa maniera vincente di Amudà. Diciamo sicuramente tanto di frazione di doppia da parte di Petroschi, dicevamo non nel meglio, nella migliore condizione sicuramente Amudà, così come Alilkovic che ora sta zoppicando al centro del campo, però il suo lo ha fatto abbondantemente per essere un esordio il terzino tunisino. Berzic, Amudà, Berzic, Malandrin, Amudà, controlling Berzic, prova a inserirsi al centro, Beharevic è uno schermo lì, non si passa facilmente, 9 metri però per il Sassari che è già ripreso con Amudà, ancora in tiro, questa volta parato da Leban, poi ancora difficoltà nella ripartenza della Junior, anche graziata dagli arbitri in questo caso, perché è stato un tocco di piede, però sembrava più di Ostring che di qualcun altro, almeno da quanto visto da noi. Dall'altra parte poi Petroschi allo spazio per fare 27-26 per la Junior. Minuti al termine della contesa, vibrante, bella, accesa sin dal primo minuto, con le due squadre sempre a contatto, mai un più tre fino ad ora, a dimostrazione dell'equilibrio che sta regnando sovrano nella palestra Zizi. Malandrin, palla per Alilkovic che si gira e con un pizzico di fortuna trova il pareggio, parata di Leban, traversa, rete, e parità quindi nuova nella palestra Zizi. Io le stanno dall'altra parte, Petroschi para San Paolo sulla respinta, il più lesto è Notarangelo che con San Paolo a terra tira alto e centra il bersaglio. Un sesto di incontro, 10 minuti al termine da giocare quindi per il Sassari e per la Junior Fasano. Sassari sotto di una rete, Malandrin da Silva, De Oliveira, Berzic, ed è time out per Luigi Passino. Qualche minuto di pausa anche per noi, qualche istante di pausa anche per noi. Ancora un time out a testa a disposizione dei due coach. Con questa volta Sassari che ha giocato la sua seconda carta a disposizione. Concluso però il time out, non è conclusa la pulizia del parquet della palestra Zizi. Umido in alcuni punti, doppio l'intervento degli addetti.
E ora un capannello tra giocatori, addetti ai lavori, asciugamani, un po' di tutto stiamo vedendo in campo. Forse è caduta dell'acqua al di là dell'umidità della palestra Zizzi, perché non ricordiamo atleti finiti per terra in questo punto della palestra. Stanno praticando un po' tutti, manca solo chiamare un falegname e sostituire il parquet, e abbiamo fatto di tutto in questa serata. Lo ripetiamo ogni volta, si spera siano le ultime uscite di questo parquet nella Serie A Gold. Ora sembra tutto pronto per ripartire. 9 minuti e 50 secondi al termine della sfida. Berzic, Gervaz, Malandrin, Berzic, Gervaz. Prova l'inserimento centrale, Gervaz, fermato da Bearevic. Prima di arrivare in posizione pericolosa, Gervaz, ancora lui, cambio di direzione, Östling, 7 metri per la difesa in area di Östling, certo accompagnato da Gervaz in area, e cronometro nuovamente fermo. Vediamo che andrà al tiro Amudà a dirigersi verso la linea dei 7 metri. Amudà contro Leban. Prima finta e poi rete di Amudà. Si riparte dal 28 pari. Jelestam, Angiolini, Jelestam, Notarangelo, difesa molto schiacciata quella del Sassari. Notarangelo, Angiolini, rete di Angiolini, molto molto bravo nonostante l'intervento di Kerin. Mentre riparte velocemente il Sassi dall'altra parte ed è una conclusione completamente sbagliata quella di Gervaz. Angiolini poi dribbla un diretto concorrente, non trovando però i suoi pronti alla ripartenza veloce, però può attaccare nuovamente la Junior alla ricerca del più 2. Jelestam che rallenta i ritmi. Angiolini, buona, più che buona la gara di Angiolini, mentre il cronometro ancora da fermare perché è ancora umido questa volta sul lato sinistro della difesa sarda. Riparte la sfida della palestra Zizzi, Junior che attacca quindi per il più 2. Jelestam, Angiolini, Notarangelo, Angiolini, Jelestam. Palla sul piede di Austin, fermato falosamente da Malandrini di Oliveira. E ancora tutto da fermarsi.
Ieri stanno proprio che si sta operando ora per asciugare il parco. Ma non è stato sufficiente. Deve occorrere un'asciugamano nuova. Riparte nuovamente il cronometro a 20 secondi dalla precedente interruzione. Jørstam Notarangio, Jørstam si alza il braccio del passivo. Jørstam, ottimo il dribbling, palla poi a Cantore dopo il servizio di Angiolini tra la schiena ed è 30-28 Junior. Veramente bella questa azione offensiva, o meglio questi ultimi passaggi in attacco con la finta di Jørstam, il servizio ad Angiolini, il passaggio dietro la schiena per Cantore, la rete di quest'ultimo. 30-28, 7 alla sirena finale. Malandrini riesce a entrare ma Hosting in extremis lo ferma. Malandrini, Medinera, Mrzić riesce a realizzare una rete rocambolesca sotto le gambe di Leban, che sembrava aver impedito al pallone di entrare, ma non è stato così. Angiolini, Jørstam, Angiolini, Notarangelo, Hosting, Notarangelo, Jørstam, Notarangelo, palla direttamente nelle mani di Querin e poi Gerbaz. Querin, rete di Querin, vanificata, vanificato il break della Junior. A sé la conclusione, si riparte dal 30 pari. Jørstam, Angiolini, Notarangelo, che si prende l'esclusione temporanea, o meglio di Querin, che si aveva tirato dopo aver fatto passi, ma dopo aver subito il fallo di Querin, che complice l'altezza superiore è reso più evidente di quanto forse non lo fosse stato in realtà l'intervento difensivo. Time out in mano intanto per coach Passino. Cronometro sempre fermo. 28 pari, a un minuto dalla fine il punteggio di Bolzano, quindi Fondi che ha recuperato lo svantaggio. Campus Italia in vantaggio per 13-9 a Carpi invece. Ripreso il gioco qui dall'altra parte, nel campo della Junior, con Pugliese che porta nuovamente avanti i suoi, sfruttando al massimo la superiorità numerica. Il Bolzano si prende, il Sassari si prende tutto il suo tempo, ma questa volta gli arbitri con il cronometro interrompono per evitare che i due minuti di sospensione diventassero 30 di gioco, mentre è finita 25-19 a Siracusa per il Conversano, o meglio in casa del Siracusa, la prima gara di giornata. Di Oliveira, Amuda, Alilkovic, Berzic, Amuda,
Malandrin, Berzic rischia anche i passi, poi ruba palla Angiolini. Angiolini contro San Paolo, rete di Pippo Angiolini, 32-30. Un pugliese poi rischia di rubare palla a Nardin, ma c'è anche il time out chiamato contestualmente da Passino. Ha rischiato tantissimo pugliese l'esclusione temporanea trattenendo la maglia di Nardin, quindi breve break per noi in questo time out. Minuti e 50 secondi al termine dell'incontro. Junior in vantaggio di due reti sul Sassari, che ha in mano la sfera. Sassari anche in inferiorità numerica in questo momento. Berzic, Amuda, Berzic, Andrea, Amuda, Malandrin, Ostling ferma tutto, ancora braccio alzato nel passivo per il Sassari che non trova spazio. Amuda, Ostling si mette davanti, non lo fa passare, però deve andare al tiro, quindi c'è il muro pronto per la conclusione. Amuda, ed è Leban questa volta a favorire la rete di Amuda, conclusione non irresistibile. Torna in campo anche Sibiglio a far ragionare un po' Leban. Tanto pugliese dall'altra parte, rete, oh, più due, Junior ristabilito, quindi il doppio vantaggio, ma c'è ancora un'eternità da giocare. 3 minuti e mezzo al termine della contesa. Berzic, Amuda, mentre Spanu che va in panchina, va in campo al posto di San Paolo, che non accetta di buon grado questo cambio e non le manda a dire a Coci Passino. Malandrin dall'altra parte, molto bravo a tutto l'arco, c'è un fischio precedente assolutamente corretto e ha subito fallo. Malandrin da Silva che poi va al tiro, para Sibiglio e poi fallo in attacco di Nardin. E la Junior, dopo la parata di Sibiglio, può attaccare per il più 3 a 3 minuti dalla fine, poco meno di 3 minuti, del Visibilio della Palestra Zizzi. Bjørnstam, Notarangelo, pugliese Bjørnstam, Angiolini, Bjørnstam, Notarangelo, Angiolini, ancora Notarangelo, ancora Angiolini, la rete molto molto bella di Pippo Angiolini che chiude il polso. E sul primo palo c'è il primo più 3 dell'incontro a 2 minuti e 20 alla fine. Malandrin prova ad accelerare, finisce a terra da solo quasi con un lieve tocco di cantone, ma c'è giustamente il fallo 9 metri a favore del Sassari che deve attaccare, deve andare alla corda del tiro. Querin alle stelle senza essere disturbato da nessun atleta biancazzurro. Junior che può spingere per avvicinarsi a un parziale importante e chiude la contesa. Vito Fovio, cogliendo il momento prezioso, chiama il time out perché adesso si può uccidere la partita per la Junior. Partita, ripeto, molto bella, equilibrata, sempre a contatto le due squadre, primo più 3 a meno di 3 minuti dalla, anzi a 3 minuti dalla fine della sfida.
due squadre che lotteranno fino alla fine per terminare tra le prime quattro per contendersi lo scudetto, e sicuramente saranno tra le protagoniste anche nella Final Eight di Coppa Italia, essendosi entrambe già qualificate d'ufficio di matematicamente dal turno precedente, dai turni precedenti. È pugliese che con Angiolini rimetterà in gioco il pallone palla a Cantore, Notarangelo, 4-2, altissima ora del Sassari, che con Berzic e Alirkovic trattiene lontani la teglia della Junior. Poi Pugliese porta sul più 4 i suoi, e un pezzo di vittoria è nelle tasche della formazione allenata da Vito Fovio. Bravo, molto bravo Alirkovic con la virgola a cercare di tenere in vita i suoi compagni di squadra. Ora difesa a tutto campo a 70 secondi dal termine per il Sassi. Pugliese però è molto bravo a servire Hosting, è stato l'uomo, e la rete di Hosting a questo punto sa di sentenza per il Sassi. Berdic, Alirkovic al limite della doppia, ma i secondi sono sempre di meno disposizione degli uomini di Passino, di Querin e compagni. Angiolini, Pugliese, Notarangelo, rete di Notarangelo, saltato un uomo, si aprono praterie e la Junior le sta sfruttando a piedi, tutti in piedi nella palestra Zinzia. L'urlo è quello delle vittorie più belle. 37-33 il parziale, e anche il Sassari ormai ha messo il freno. Sibiglio non può nulla sull'ultima rete di Amudà, ci sarà l'ultimo attacco della Junior, 10 secondi al termine della contesa, vediamo se la Junior andrà a spingere o se si fermerà. No, si salutano le due squadre, quindi la sfida termina sul 37-34 a favore della Sidea Group Junior Fasano, che si mette a più 3 sul Sassari. Vittoria importantissima, fondamentale in questo momento del campionato, e ora ci sono 6 giorni per preparare il terzo turno di European Cup con la Junior, che andrà a sfidare in doppio confronto qui nella palestra Zizi gli olandesi del Cambit Lions. Una sfida che è attesa tantissimo qui a Fasano, anche sono attesi una ventina di tifosi dall'Olanda, dall'Imburgo, che coloreranno qui la piccola palestra Zizi, piccola purtroppo per queste circostanze, e sarà veramente una grande festa di sport. Venerdì e sabato alle 19 entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta qui su Eleven Sports. Io quindi vi do appuntamento a questa doppia sfida europea, e vi ringrazio per averci seguito. Grazie mille.